Un corridoio stretto e lungo spesso rappresenta una sfida nella gestione, un po' come tutti gli ambienti con questa conformazione. Ma con un po' di creatività e attenzione ai dettagli possiamo trasformarlo in uno spazio accogliente e unico. Oggi vediamo alcuni piccoli trucchi per arredarlo e per riproporzionarlo. Ciao, sono Sabrina e mi occupo di architettura sensoriale. Benvenuti sul canale. Qui parleremo della casa, dando suggerimenti di progettazione, consigli per arredarla e qualche idea fa da te per rinnovarne il look. Se non volete perdere i prossimi video su questi temi, potete iscrivervi al canale e attivare la campanellina per essere avvisati quando esce un nuovo video. Qui sul canale ne abbiamo già visti alcuni su temi simili, ovvero sull'ingresso di casa e sulla conformazione stretta e lunga. Quindi, ad esempio, open space, balcone o bagno. Possono tornarvi utili, quindi vi lascio tutti i riferimenti nella descrizione qui sotto al titolo. Se siete qui è perché molto probabilmente per il vostro corridoio stretto e lungo non avete alternative, ovvero è una conformazione che deve rimanere tale. Ma se siete in fase di progettazione, valutate l'ipotesi, se questa forma non vi piace, di ridisegnare lo spazio, magari aprendolo laddove possibile. Attenzione che in questo caso vi servirà un tecnico non solo perché ci saranno opere di demolizione e ricostruzione che prevedono il deposito di una pratica al comune, ma anche perché non sempre è possibile accorpare con così tanta facilità degli ambienti dal punto di vista normativo. Il difetto principale di un corridoio stretto e lungo è proprio la lunghezza. Quindi vediamo alcuni trucchi che sono utili per riproporzionare questo spazio a livello percettivo. C'è da lavorare dunque su il soffitto, le pareti laterali e la parete di fondo. Partiamo da un punto che aiuta tanto a riproporzionare lo spazio, ovvero abbassare l'altezza. Potete farlo in due modi, o con un controsoffitto o più semplicemente con il colore. Se optate per un controsoffitto, dovete fare attenzione all'altezza di installazione. Infatti, da normativa nazionale, non potrete scendere al di sotto dei 2,40 m. Questo controsoffitto può essere valorizzato con l'illuminazione, lo vedremo tra poco, e soprattutto se avete una casa piccola, valutate l'idea di renderlo un controsoffitto contenitore almeno in parte. Per quanto riguarda il colore, più è scuro, più abbasserà otticamente l'altezza del corridoio, oltre che renderlo uno spazio originale. Altro trucco è caratterizzare le pareti laterali. Da un lato, per renderle più interessanti, visto che questo corridoio è lungo da percorrere, dall'altro per ingannare la vista e riproporzionare lo spazio. Anche in questo caso avete diverse possibilità e una è il colore. Per i più audaci, una soluzione interessante è il cosiddetto effetto scatola, che consiste nel colorare tutte le pareti laterali ed il soffitto. Non dovete per forza usare un colore scuro, anzi, forse è meglio di media luminosità per non risultare troppo drammatico. Viene usato soprattutto per valorizzare spazi senza finestre, come appunto il corridoio. Tenete anche presente la tecnica del color blocking di cui parliamo spesso qui sul canale. Vi mostro una bozza di un mio progetto in cui il corridoio consentiva l'inserimento di un armadio, ma nella parte finale. Ebbene, vista la posizione, per far sì che questo arredo non apparisse come un oggetto messo lì a caso e che tra l'altro restringeva il corridoio da un certo punto in poi, ho usato il colore e la tecnica del color blocking per creare questo effetto di nicchia e regolarizzare visivamente l'andamento del corridoio. Anche la carta da parati è un'ottima idea per arredare un corridoio stretto e lungo.
Facendo però attenzione al tipo di disegno, alla grafica. Vi sconsiglio infatti grandi motivi floreali o vegetali, come appunto grandi foglie o grandi fiori, perché visivamente restringerebbero ancora di più lo spazio. Viceversa, scegliete carte che riproducano una certa profondità, quindi un disegno su più livelli, così da dare l'impressione di sfondamento della parete, allargando percettivamente il corridoio. Vi lascio la mia guida alla scelta della carta da parati in cui ne ho parlato e anche un video su come le geometrie possano aiutare a riproporzionare lo spazio. Altro elemento su cui è possibile porre l'attenzione per caratterizzare e rendere meno noioso un corridoio stretto e lungo sono le porte. Non ci sono regole, ma piuttosto a gusto personale. Ad esempio, nell'effetto scatola si può sia colorarle come le pareti, sia lasciarle bianche. Nel primo caso scompariranno, nel secondo risalteranno, soprattutto se il colore è abbastanza scuro. Se comunque colorate le pareti laterali, lasciando le porte bianche, si leggerà anche il disegno continuo porte e battiscopa. Altra opzione opposta è lasciare le pareti bianche o comunque chiare e colorare soltanto le porte. Questa scansione e l'alternanza valorizzeranno il vostro corridoio stretto e lungo ed il lavoro è meno invasivo di quanto pensiate. Infatti non dovrete sostituire le porte, ma basterà ridipingerle. Qui sul canale trovate pubblicato un mio video tutorial in merito, un passo passo, e sapete quanto sono precisa nel darvi indicazioni, quindi riuscirete facilmente anche voi. Il vantaggio di ridipingere le porte è che potete usare anche colori molto particolari che non trovereste in commercio. Ne approfitto per comunicarvi che da qualche mese sono diventata ambassador del brand Fleur, che ringrazio per l'opportunità, che mi avete visto usare più volte qui sul canale per ridipingere varie cose, tra cui anche questa porta del video che ho citato. Sono felice perché mi hanno fornito un codice sconto che voi potete usare. Trovate tutte le informazioni qui sotto. Per le pareti un'altra soluzione è la boiserie, che renderà molto elegante lo spazio. Potete ricrearla sia col colore sia con degli appositi profili in stucco o gesso che servono a ricreare le caratteristiche specchiature. Scegliete se farla bianca nella parte inferiore e colorare la parte superiore. Se fare l'opposto. Se siete minimalisti e pensate che la boiserie non faccia per voi, sto per farvi ricredere. Potete caratterizzare il corridoio con le cornici lasciando tutte le pareti bianche. Risulterà luminoso, arioso e raffinato, soprattutto se abbinato ad un pavimento in legno dal colore mielato per scaldare il tutto. E se la posa è a spina, sarà il top dell'eleganza. Un altro trucco è convertire il vostro corridoio in una galleria d'arte personale. Vi consiglio il video in cui ho parlato di come appendere i quadri in modo armonico ed equilibrato per ottenere un effetto di gallery wall. A prova di ciò vi rimostro il lavoro di una iscritta al canale che ha messo in pratica i miei consigli e ha valorizzato il suo corridoio. Potete esporre opere d'arte, stampe o i vostri scatti fotografici. Aggiungerete personalità al vostro corridoio e lo trasformerete in un viaggio visivo attraverso i vostri ricordi e passioni. Per rendere il tutto più accattivante e scenografico, utilizzate faretti per illuminare i quadri. Per
per riproporzionare e arredare un corridoio stretto e lungo, come detto all'inizio, un altro trucco è quello di lavorare sulla parete di fondo. Uno dei più conosciuti è quello di posizionare uno specchio a tutta parete, ma fate attenzione perché se il vostro corridoio è molto lungo, lo specchio lo renderà lungo praticamente il doppio. Potete adottare un'altra soluzione per accorciare, sempre a livello visivo, il vostro corridoio, cioè colorare la parete di fondo con un colore scuro che servirà ad avvicinarla. Bello anche l'effetto in cui si colora anche il soffitto e quindi c'è questa fascia orizzontale che scende in verticale. Non sottovalutate l'importanza dell'illuminazione per creare un ambiente accogliente e per valorizzare le caratteristiche architettoniche dello spazio. Prima di tutto aiuterà a vedere bene perché quasi sicuramente il corridoio sarà senza finestre e quindi piuttosto buio, e poi conferirà un look pulito e moderno. Se avete la possibilità di installare un controsoffitto, le soluzioni sono faretti o strisce LED. Se non potete o non volete metterlo, usate faretti a spessore come questi. Lampade a sospensione o belle plafoniere. In questi casi mi raccomando, fate attenzione se avete dei mobili affinché le ante non sbattano ai corpi illuminanti a soffitto aprendole. Come avete visto, le possibilità per trasformare un lungo corridoio in uno spazio affascinante ci sono, pensando in modo un po' creativo e a volte fuori dagli schemi. Otterrete uno spazio unico che rappresenta la vostra personalità e il vostro stile di vita. Spero che questo video vi sia stato di ispirazione e vi ricordo che troverete le immagini viste oggi in una bacheca sul profilo Pinterest Zeoma Design. Come avete valorizzato il vostro corridoio stretto e lungo? O quale consiglio pensate di mettere in pratica? Fatemelo sapere nei commenti. Intanto grazie per aver guardato questo video. Se vi è piaciuto lasciate un bel like e se non volete perdere i prossimi potete iscrivervi cliccando qui al canale e ricordate di attivare la campanellina se volete essere avvisati quando esce un nuovo video. A presto, ciao!